Allora, siamo in dirittura d'arrivo. Come è tradizione, i nostri concerti si chiudono con un Massegapensu e allora invito gli allievi coristi del coro Montebianco a raggiungerci sul palco. Nel frattempo che ci raggiungono, Jean, ci sono altri credo nella sala, Jean-Louis, lui, ecco, nel frattempo Silvio Scotto poi vi racconterà e vi ricorderà quelli che sono gli appuntamenti futuri del coro Montebianco. A breve, il giorno 8 dicembre, abbiamo un doppio, duplice, importante impegno. Al pomeriggio, visto che c'è il sindaco di Serra Ricò, canteremo presso i mercatini di Serra Ricò. E alla sera, in occasione del 90° anniversario del Centro Sociale Interaziendale Ansaldo, saremo ospiti loro al Teatro Modena alle ore 21 con ingresso libero. La cittadinanza ovviamente è invitata a partecipare a questa ulteriore festa. Adesso lascio Stefano Aloisio dirigere il coro Montebianco, però giustamente la traduzione in francese. Ma sai che penso? Un Genois émigre au sud de l'Amérique pour chercher fortune. Dès que la fortune arrive, il est vieux. Et selon le fils qui est né là-bas, il est trop vieux. Mais lui n'écoute personne et à Gênes, il a formé à nouveau, entre guillemets, son nid. Sont célébrées ici deux caractéristiques des Génois, la détermination et l'amour pour Gênes, pour la cité. De Mario Capello et Attilio Margutti, ma se che penso. Oh.
Grande applauso al coro Montebianco e uniamo a questo applauso tutti gli amici del coro Les Chanteurs Montagnards de Lourdes. Grazie a tutti i presenti e a tutti voi, vi do appuntamento per il concerto di sabato 23, il tradizionale concerto di Natale e per la 13ª rassegna del 1200 su Pesu e francese 2019.